Ciao, ciao, buonasera. Una partita sofferta, ma governata bene a metà campo. Ormai il tandem con Casarini direi che funziona alla perfezione. Cosa ne pensi? No, no, sì, come hai detto te, è stata una partita particolare. Sapevamo che la Pergolettese veniva qui oggi senza pensieri. A fare la sua partita e penso che noi da canto nostro abbiamo fatto una solida partita. Potevamo gestire meglio il risultato forse nella seconda parte della gara, però tutto sommato penso che il risultato, i 3 punti che sono arrivati siano l'obiettivo che avevamo a inizio gara. Buonasera, Ciao, beh, ciao, sapevo che buonasera. sicuramente dal campo questa sessione che si è alzato vincete per noi, credo che ci sia un feeling particolare e anche tu come tutti i compagni l'avete percepito molto, soprattutto in questo ultimo mese, ecco, è cresciuta molto anche la partecipazione e l'attaccamento della gente. Certo, no, abbiamo percepito anche prima di arrivare allo stadio. È già un paio di partite, 2 o 3 partite che i tifosi, gli ultras ci accompagnano nel pre-partita e questo gli fa onore perché per loro è una sofferenza stare fuori e anche per noi il loro incitamento è molto importante. Non essendo allo stadio è una perdita perché avere il Moccagatta pieno è un'arma in più. E speriamo di continuare, insieme. Arriviamo a domenica carichi, tutti insieme. Massimo? Si è scollegato un momento. Allora, Mario, se hai una domanda. Buonasera Brucini, Ciao, senta, ciao, lei ha ciao, già buonasera. anticipato, io volevo già portare l'attenzione sulla partita di domenica, gliel'ho già chiesto al mister, gliela chiedo anche lei, l'imperativo è sicuramente quello di andare a Como e di vincere, secondo lei, cioè, con quale spirito voi giocatori vi rendete conto dell'importanza della partita di Como? Perché una vittoria porterebbe praticamente una quasi promozione certa. No, l'importanza della partita penso che sia sotto l'occhio di tutti, ne siamo consapevoli, abbiamo fatto tanto per arrivare a questa settimana, nessuno ci sperava, abbiamo fatto un percorso straordinario, penso, e ce lo dobbiamo godere fino alla fine. Ora affronteremo questa settimana come abbiamo fatto le passate e andiamo a Como a fare la partita e sapendo che sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo essere compatti come abbiamo sempre fatto e fare la nostra gara. Massimo, adesso ci senti? Scusatemi, mi ero scollegato. Buonasera, amico, ciao. Ciao, ciao, buonasera. Volevo sapere che difficoltà voi avete percepito stasera con una squadra che correva molto e anche tecnicamente ha fatto alcune cose interessanti. Sì, no, ma sapevamo che la Pergolettese era un'ottima squadra con individualità importanti sugli esterni e infatti oggi l'hanno dimostrato. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la gara, nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' il baricentro, loro hanno sfruttato molto gli esterni e ci hanno un po' messo in difficoltà. Però penso che nel secondo tempo, se entra subito il gol sulla doppia traversa, la partita cambia. Loro hanno affrontato questa gara, lo ripeto, con la spensieratezza, del caso, perché, venivano qui ad Alessandria e sapevano che davanti a loro avevano una squadra, che aveva un peso importante.
hanno fatto una gara di categoria. Noi l'abbiamo gestita, diciamo bene, però l'importante, anche se non abbiamo fatto un'ottima gara, i 3 punti erano fondamentali. Fabrizio, sì. Un'altra cosa, Mirko, i giocatori che sono subentrati durante la gara hanno dato un apporto significativo. Cosa pensi della forza del gruppo che sta dietro a questa rincorsa che l'Alessandria sta facendo? No, è una forza importante perché avere ragazzi che stanno in panchina e poi entrano e danno un contributo importante è tanta roba. Vuol dire che c'è una coesione di gruppo importante e questo fa sì che le vittorie arrivano anche da queste cose qui, da queste cose importanti. E anche durante la settimana si sentono tutti i titolari. Poi certo, c'è un allenatore che fa le sue scelte e tutti le rispettiamo. Potrebbe anche essere, però penso che arrivati a questo punto, il distacco è solo di un punto. Arrivati a una partita così importante come quella di domenica, il livello si vedrà in campo, le attenzioni saranno sia di qua che di là, quindi giocheremo una partita aperta, faremo da parte nostra la solita nostra gara. E sapendo che di là c'è la capolista, però sappiamo che con una vittoria si potrebbe aprire uno spiraglio importante. No, sì, sicuramente se c'era il pubblico era tutt'altra partita. Ahimè non c'è, però sappiamo che, ripeto, sarà una partita, una battaglia, perché anche loro daranno del filo da torcere, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Abbiamo fatto un percorso, ripeto, importante, abbiamo recuperato tanti punti. Siamo arrivati a questa settimana che è la settimana della stagione, quindi daremo l'impegno massimo che serve per affrontare queste gare, quello sicuramente.